Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti in questo 51esimo episodio della mia Road to Glory. Quanti sono? 51, è tantissimo. Vabbè, la squadra è sempre questa. E questo episodio è molto importante perché abbiamo due partite. Cioè, in queste due partite che andremo a fare potremo andare matematicamente in divisione dopo. Non mi ricordo che numero è. Comunque, perché stiamo guardando la squadra? Perché a me sta squadra convince. Solo che se voi avete qualche cambiamento che vorreste fare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e io poi vedrò cosa fare. Non so, soprattutto le S e Diego Costa, sono questi due che tantissimo non mi convincono. Comunque, voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti, poi io vedrò. Comunque, stavo dicendo, siamo a 10 punti, dobbiamo arrivare a 16, quindi due vittorie. Dai, abbiamo ancora 4 partite rimaste, dobbiamo farcela, eh. Andiamo avanti, perché io non voglio fare come fa qualcuno che magari cioè non riesce ad andare più avanti e ferma la serie. Cioè la voglio continuare, poi la vedrò se fermarla più avanti, comunque non adesso. E andiamo a vedere la sua squadra, però perché carica così tanto? Sta già laggando adesso, ancora prima dell'inizio della partita. Guardate la sua squadra, mamma mia. Beh, è iniziata, ma guardate, è tutto rallentato. Guardate, sta frizzando. Oh mamma mia, ma che succede? Comunque arriviamo a quanto? 200-250 mi piace per avere il prossimo episodio della Road to... non riesco a parlare. Della Road to Glory. Dai, piccolo James, che c'è Ibarbo. Ibarbo, sfrutta la velocità. Ibarbo contro Roberto Carlos, che sfida. Ibarbo, Ibarbo. Roberto Carlos lo ferma. Oh, dentro, Diego Costa, Diego Costa, Diego Costa. Grande parata. No, no, in quattro si fanno anticipare. Erano tutti là come degli idioti. Si fanno anticipare in quattro da credo Lewandowski. Guardate, in quattro qui, oh, tutti. Vai Diego Costa, vai Diego Costa, trattenuto, ma resiste Diego Costa. Ancora la parata. Oh, non riesco a segnare. Anche qui, in tutte le serie che faccio. Sanchez. Oh, pare spalla esterno. Quadrado corre, Quadrado corre, Quadrado corre, Quadrado in area, va giù ed è rigore. Finalmente, una buona chance per noi, non sprechiamola, please. Ecco, James! Che rischio, l'aveva presa, ma era troppo forte il tiro di James. 1-1, il pareggio di James Rodriguez. Si gira Diego Costa, Diego Costa, il tiro, 2-1. In un minuto ribaltata, 44esimo. Che succede? Che succede? No. No. No, vero? No? Non a me. All'avversario, vero? Sì. Sì, ok, ok, vittoria nostra. Vai, buonissimo, 13 punti. Dai, ci è andata bene che l'abbiamo rimontata così, l'avversario ha quittato e adesso abbiamo 3 partite per fare sì 3 punti. Vai, vai, la formazione non cambia. Non sono molto stanchi. Andiamo a fare la seconda. Eccolo qui il secondo. Vediamo la sua. Ibrida. Ok. Soprattutto stiamo attenti all'attacco. Ma tutta la fase offensiva perché è molto forte. E vabbè, l'ha spinto via. Poi occhio Robin. Robin ancora. Robin, 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 Robin. Grande risposta. Ancora Diego Costa dentro per Ibarbo. Ibarbo, vai, 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 vai. Ibarbo, si ferma. Ibarbo, Ibarbo. Era un tiro cross, ma non ci arriva Diego Costa. È stata deviata, però, angolo. Oh, James Rodriguez. James è contro 4. Lo inseguono. James se ne va. O almeno ci prova. In area, ma si va a chiudere. Era una buona chance. Ibarbo, perché non era lui prima sopra? Ibarbo in area. Ibarbo. No, no. Il vantaggio, 45esimo. Lo sigla Schweinsteiger. Proprio 45esimo. Si segna sempre al 45esimo, assurdo. Eh sì, ho sbagliato io stavolta, non posso dire niente. Ho sbagliato io con la difesa. E si riparte col secondo tempo. Peccato per quel gol, però manca ancora tanto. Oh, Suarez contro Cassini. Oh, ma perché siamo tutti su? Aiuto! Tevez, 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 Tevez! 2-0! Al 49esimo, ma perché erano tutti su? Un giocatore avevo dietro. Dentro la palla per Quadrado che è contro Jordi Alba. Quadrado.
ancora quadrato che appoggia Ames, deviata. Walker che è sempre lì, pronto a tirare. Walker traversa. E che traversa. Dai, spingi quadrato, dai che ancora un pochino di tempo ce l'abbiamo. Quadrato, quadrato, prova a passare, però il pareggio è inutile. Perché a questo punto dovremmo vincere. È rigore? Così, dal niente. Benissimo, rigore dal niente. Ovviamente ci va Ames. Vai, vai Ames, dai. Come prima, come prima. Un po' più debole il tiro. Comunque un gol, almeno è un gol. Possiamo ancora sperare nel pareggio, che come ho detto un secondo fa, però è praticamente inutile, perché ci serve solo la vittoria. Bravo Sturridge. Bravo Sturridge. Bravo Sturridge, bravo Sturridge, bravo Sturridge, che poi cross, il palo, il secondo legno. A questo punto mi sa che posso dire che nella verità ho addirittura io la partita. Dai Super Sturridge, almeno per il pareggio, allontana l'avversario e finisce qui, 2-1 per lui. Però tre legni in due partite è tanto. Che sfiga per quelle due, per quei due legni presi, quel palo e quella traversa. Però a noi serviva solo una vittoria, quindi fa niente. E quindi, peccato per l'ultima partita che fa un po' rimanere l'amaro in bocca, perché potevamo fare molto di più. Però abbiamo ancora due partite, dobbiamo vincerne solo una. E dai, se non ci riusciamo io blocco stasera, proprio il contrario di quello che ho detto prima, però veramente. Io vi ricordo ancora di consigliarmi come migliorare la squadra, se comprare qualcun altro, boh, non lo so, tenete conto che io non ho tantissimi crediti. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb777, è tutto, ciao a tutti!